Contadini, una vittoria oltremodo sofferta questa sera. Sì, sofferta perché proprio al photo finish, però ci credevo, perché in queste settimane ho parlato con tanta gente, ho sentito che c'è la voglia di cambiare, che c'è la voglia di dare discontinuità al governo di questa città dopo 10 anni, 15 di centro-sinistra. Adesso tocca a noi, tocca a me portare avanti il futuro di Udine. Spero di essere all'altezza, dalla mia parte c'è una certa esperienza che mi è venuta e quindi metterò a disposizione le conoscenze che ho e anche l'entusiasmo della squadra, che è abbastanza nuova, no? Assolutamente, rispetto alla squadra di Martinez. È appena arrivata sua moglie, un'altra carica, altri 5 anni, chissà cosa pensa. Mia moglie, come si dice, una santa donna, perché oltre a sopportarmi mi ha anche molto aiutato in questa campagna elettorale, è stata molto determinata e mi ha dato veramente dei contributi molto interessanti. E voglio anche ricordare un'altra figura che purtroppo non c'è più, che è Adriano Ioa, e io questa vittoria la dedico a lui, perché lui ha lottato tanto per cambiare Udine, voleva una Udine diversa da quella di Onsen. Io spero di portare avanti l'idea e il messaggio di Adriano Ioa. I 5 punti di vantaggio al primo turno si sono un po' assottigliati, dove sono andati questi voti? Ah, probabilmente sono andati al mare, c'è una gente che non è venuta a votare, perché il 10% è mancato l'appello in questo secondo turno, e quindi il centrodestra di solito è penalizzato, perché molta gente pensava che io avessi già vinto il primo turno, invece bisognava tornare al ballottaggio. Al ballottaggio siamo partiti da 0-0 e quindi la vittoria è stata proprio il photo finish. E da domani il presidente Dell'Utri? Domani? No, non sono presidente Dell'Utri, magari. Che ha fatto una legge coloro che hanno prima in regione, che è molto, molto sbagliata, ma insomma soluti parleremo, perché ci sono tante cose da cambiare. Sindaco. Grazie. Contadini si aspettava finisse così? Contadini ha vissuto, come ha vissuto questo testa a testa, se lo aspettava? Beh, con un po' di ansia, come si dice, no? Mi aspettavo una vittoria un po' più larga, più o meno, però quando ho visto che il 10% dei votanti del primo turno sono andati a votare adesso, questo mi ha un po' preoccupato, perché è storico che viene penalizzato il centrodestra quando la gente non va a votare. Domande? Presidente, lei ha sempre vinto quando ha partecipato. Beh, questo è vero. Questo è sempre vinto, vero? Ma no, non è una cosa, insomma, che bisogna esagerare.